I miei compagni di stanza, Martina e Giulia. La squadra. Fiducia. E tutti qua, non so, mi vengono in mente tutti quando siamo assieme. E squadra. Damiano. Mi vengono in mente i miei coinquilini. Perché siamo tutti molto amici e adesso sono importanti per me. Io. Mandelli. Mandelli. Mi viene in mente un mio compagno di stanza che quando dorme russa e mi sveglia. Boh, mi è venuto in mente Ilian, però in realtà no. Posso cambiare? Ok, la Marti quando si muove, fa qualsiasi roba, è un terremoto, quindi lei. Rita. Io nel bosco. Il successo! Ah, il successo fa rumore. Ilian. Io o Ilian? Ilian, è serio? Io un po' meno. Ilian. Ilian. Io. L'andarita è fantastica. Fantastica. Il cibo. Ronaldo. Portogallo. Il gruppo. Nostro. Sì. Il posto. Anche il bosco o qua? Sì, il posto. No, più il bosco. Il J-Walk in Turchia dell'anno scorso. Io. Bolt. E quando correvamo stamattina? Io sono veloce. Domani. Bolt. Veloce Jacobs. Uno sprint finale. Mi viene Ilian. Caverna. Sì, ti giuro, mi immagino la caverna con tutte le stalattiti e il cartello fuori Danger. Non lo so, mi è venuto in mente questo. Le rocce scivolose stamattina, sempre. I rovi sono pericolosi. I verdi sono pericolosi. Pericoloso la montagna. Pericoloso. Incendio. Il fuoco nelle foreste in Portogallo. I sassi scivolosi. I nostri calzini degli junior, i pulcini. Il pulcino. I nostri brillantini. E il nostro coach era molto stiloso oggi, la gara di coach. Mi può venire in mente Cristiana Malgioglio? A caso. Non so. Con
Mandelli. Niente di stiloso. Nulla. Bruno Barbieri. È stilosissimo. Dovresti vedere i suoi programmi. Un bambino che ho visto in un quadro agli Uffizi. Io? Il film? I ragazzi. Tutti scherzosi. Carte? Io mi immagino solo il Joker sulle carte. Ma io mi confondo tra cos'è il Joker e tra cos'è il Jolly. Joker. Cioè, quello... Joker? Divertito. Ci siamo impegnati tanto per arrivare qua, più che altro tanto tempo, perché la prima volta siamo venuti qua un anno fa, Ilian anche prima, e poi ci sono stati un sacco di problemi, però adesso ci sono 3 giorni in cui dobbiamo risolvere tutto quello che abbiamo piantato, seminato fino adesso, e quindi ci dobbiamo concentrare al massimo per farlo adesso. Io ho una frase, che è quella frase di questa settimana, che non bisogna guardare la scalinata per intera, ma prendere un gradino alla volta. E questa è la mia motivazione di questa settimana. Non lo so, sono contenta di essere qui e ripensando a tutte le cose che abbiamo fatto insieme mi vengono in mente un sacco di pensieri felici e quindi spero che potremmo continuare a fare esperienze del genere insieme, perché mi fanno stare bene. Come il video che stavamo guardando adesso, no? Che alzava i pesi, come fai ad arrenderti, come fai a vivere senza provarci, per cui ci dobbiamo provare e non dobbiamo mai arrenderci, anche quando sei nei momenti più difficili. Anche se quando devi allenarti non hai voglia, ci devi sempre provare. Fai il tuo. Basta. Questa è motivazionale? Ok. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, tutta la preparazione, tutto il lavoro, tutte le ore di corsa, gli analisi, il sangue versato su questi arbusti, il sudore passato, le delusioni, i sacrifici, ora è il momento di far vedere quello che valiamo e quello che possiamo davvero fare. Let's go Timita! Sono qui con la mia favorita bevanda, la mia bevanda preferita. Smartphone, quello dei vecchi. No, rifacciamo. Amico.